Ciao a tutte e benvenute in un nuovo video. Allora, mi è appena arrivato il pacco di Passione Unghie. Eccolo qua. Adesso tiro fuori tutto e vi mostro. Allora, vi anticipo che non è che ci sono poi così tante cose. Ho preso alcune delle novità e adesso ve le mostro. Allora, qua abbiamo. Fuori dal sacchetto ci sono. Vabbè, tiro fuori prima tutto, poi vi mostro. Normalmente il sacchettino, che a questo ci arriviamo dopo. Poi le salviette. Allora, ne ho presa una che è per le mani, quindi l'ha data la cliente che si disinfetta le mani. Avvertenze, uso esterno. Il prodotto è attivo in un minuto, c'è scritto. Qua parla che l'azione disinfettante contro batteri, funghi. Ne ho preso uno così e poi ne ho acquistati due, eccoli qua, due che servono invece per gli attrezzi, dispositivi, superfici, attrezzature. Qua vediamo. Efficace contro funghi, batteri, virus. Questi poi vediamo com'è se riesco. Hanno un profumo gradevole, non è brutto. Poi ho preso, e questa era la novità, queste qui che sono le buste autosigillanti, quelle dove andare a mettere poi i prodotti dopo che li abbiamo disinfettati. E adesso andiamo al pacchettino. Come novità c'erano semi permanenti, è uscito il nuovo costruttore che si chiama Frozen Pink. Insomma, un po' di cosine. Allora, io vado per gradi e vi mostro. Prima di tutto ho preso due sacchettini di tip perché le avevo terminate. Allora, non vado matta per queste tip per il semplice fatto che su tutta la superficie c'è scritto qua il loro logo e a me viene scomodo quando devo andare io a scrivere magari qualche nome lungo, non ci sta, insomma, non mi piace il fatto che ci sia qua questa scritta. La potevano fare al massimo sul retro, ma che sia messa qua non mi va tanto, insomma, non è tanto comoda per me. Allora, due di questi. Poi abbiamo l'omaggino, che sono i glitterini fucsia. Adesso lo apro senza far troppo casino. Eccoli qua. Stanno mandando tutti omaggini sull'estate. L'altra volta mi sono arrivati arancioni fluo, sto giro invece fucsia fluo. Poi questo qui era l'omaggino. Poi abbiamo l'altro omaggino che è l'adesivo, che io sinceramente questi non saprei dove attaccarli, ragazze, perché non lo so, non mi entusiasma l'idea di appiccicare roba in giro. Però lo teniamo. Poi ho preso questi qui che sono l'effetto sirena e ho preso Marina. Questi poi ve li faccio magari vedere stesi perché qua magari non rendono tanto. Allora, questo qui non so se si nota, ma cangia verso il blu. Ha proprio dei brillantini che vanno verso il blu e lui è Marina. Poi c'è
Melody, che vedo che li ha molto più grossi, se non sbaglio, no, sono uguali. Melody li dà sull'azzurrino, faccio vedere la differenza. Questo è sul blu ed è marina, e questo è Melody ed è sull'azzurro. Poi ho preso Ursula, che invece dà sul rosa. Poi c'è Morgana, eccolo qui. Questi invece sembrano molto più grandi. Sì, quasi sono più grandi. E infine ho preso White, perché le ho viste danno un bel effetto messo su dispersione. E quindi queste polverine qua poi ve le farò vedere tutte, l'effetto che danno sull'unghia, magari quando faccio il video di stesura dei colori che ho preso. E quindi adesso veniamo ai colori. Allora, li apriamo tutti. Non ho preso quelli nuovi perché sapete la mia politica dello sconto, nel senso è inutile prenderli adesso perché tanto o prima o dopo li faranno scontati, quindi ho preso solo quelli scontati che non avevo. Allora, adesso ve li mostro tutti. Iniziamo dal rosso, che è Paris. Eccolo qua, questo è Paris, non è un rosso, è un colore strano, molto molto bello, si vede che è bello denso, ed è l'SP11, quindi è uno di quelli che si autosigilla in 30 secondi. Poi abbiamo Virgin, l'SP14, Virgin, non lo so. SP14, anche lui è uno di quelli che si autosigilla in 30 secondi. Ed è questo rosa tenue. Anche lui è bello corposo, bello denso. Poi c'è Sky, che è un SP17. Ed è un... mamma che bello. Non so se riuscite a vederlo, ma è metallizzato. È un blu metallizzato. C'è Illusion, che è l'SP31. Che è questo bello, assomiglia al Gel Color Purple Rain. Mi assomiglia tanto a lui. Bello. Poi c'è Mystery, che è l'SP08. Anche lui fa parte degli autosigillanti in 30 secondi. Questo si vede che va mescolato perché, se vedete, ha... aspettate che gli do una sbattuta. Aveva delle riflessature rossastre, si vede che il colore va ben mischiato. Ed è questo colore qua. Voi lo vedete, mi sa un po' più fucsia, in realtà è molto più spento e molto più chiaro. E
E infine Mona Lisa, che è l'SP38. Ed è questo colore qua. E con i semi permanenti abbiamo finito. Adesso vi mostro i pochini gel color che ci sono, che ho preso, e sono 4. E sono, allora, Lollipop, il Fast F20, eccolo qua, non so se vedete che ha questi micro glitter, bello. Poi c'è Cacao F69, eccolo qua, è proprio un marrone bello scuro. Poi ho preso Marigold F59. È proprio un aranciato. È proprio un colore aranciato, sembra proprio un arancione. E infine Revenge Red, che è sempre un fast, l'F05. Sono tutti 4 fast, allora. Ed è proprio un gran bel rosso. E nulla ragazze, queste qua erano gli acquisti per quanto riguarda il mese di ottobre. Non hanno fatto tantissimi sconti questo mese. Sono più che altro uscite tantissime lampade, però io ho la Futura, mi trovo bene con quella, non vedo perché cambiarla. Novità, ve l'ho detto, è uscito il Frozen, che è il costruttore, che dicono che non brucia. In diretta hanno detto che è un costruttore che non brucia, ma da quanto ho capito deve polimerizzare davvero tanto. Le novità erano queste, c'era anche la tronchesina, ma io mi trovo bene con la forbicina per tagliare le cuticole. E nulla ragazze, io vi ho fatto vedere tutto, ho preso anche queste qua, ve le ho mostrate prima. Come sempre spero vi sia stato utile, noi ci vediamo al prossimo, ciao!